Buongiorno ragazzi, questa video lezione sostituisce la lezione su Google Meet che avremmo dovuto tenere il 3 maggio, ma che per problemi tecnici non abbiamo potuto fare insieme. Allora, nella lezione avrei innanzitutto corretto gli esercizi che avevate per compito su Venture, ma prima ancora di questo avremmo fatto un ripasso veloce sui modali. Voi per compito avevate da studiare le pagine 176 e 177, quindi la parte sui modali, che vi era stata spiegata in una video lezione precedente. Quindi mi sarebbe servito dal vivo verificare che tutto fosse chiaro, visto che non ho avuto messaggi da parte vostra. Quindi i casi sono due: o è veramente tutto chiaro, oppure avreste preferito aspettare la lezione su Google per chiedere ulteriori chiarimenti. Allora, abbiamo visto che i modali, oltre che per essere usati per esprimere un obbligo, una possibilità, una capacità, possono essere anche usati per formulare delle ipotesi. Quindi si è di fronte a una frase ipotetica all'interno della quale noi vogliamo rendere il concetto di è possibile che, è probabile che, può essere che, potrebbe essere che, oppure è impossibile che, è assolutamente impossibile che. O ancora io potrei dire sono sicuro che. A seconda del grado di sicurezza rispetto all'ipotesi che volete formulare, si usa un modale piuttosto che un altro. Partiamo dalla certezza assoluta, come abbiamo visto nella precedente video lezione, se siete sicuri di una cosa affermativa, si usa must. Quindi, there's someone knocking at the door. Oh, it must be, I don't know, my husband. C'è qualcuno che bussa. Deve per forza essere mio marito, anche perché non c'è nessun altro in casa. So it must be. Ok, se siete sicuri di qualcosa, usate il modale must. Quindi, soggetto, oppure it, a seconda dei casi, e la forma base del verbo che segue o la forma base del verbo essere. It must be, deve essere, ok? Where is your mother? And you say, she must be at work now, because you are sure she is working now, ok? She must be at work, she must be driving, she must be doing something. When you are sure, you use must. Ok. Un altro grado di sicurezza è la sicurezza al negativo, quindi se siete sicuri che sia impossibile qualcosa. Di nuovo sento bussare alla porta e dico: è impossibile che sia una mia amica. Ok. So it can't be my friend. È impossibile che si tratti di una mia amica. Okay. Because I'm sure it can't be, it's not possible. Okay. Oppure di nuovo, what is your mother? Se vi chiedo what is your mother or what is your mother doing, you say she can't be at home now because she's not here. Okay. È impossibile che sia in casa perché siete sicuri del fatto che lei sia uscita, che sia al lavoro o da qualsiasi altra parte. Ok? Quindi certezza assoluta, affermativa, soggetto o it, must e be, o comunque la forma base di un verbo. Sicurezza assoluta al negativo, soggetto, di solito si usa it, oppure soggetto she o he, can't, che vuol dire è impossibile che, e la forma base. Ok, scendiamo di probabilità. Non sono più tanto sicuro. Posso usare might o posso usare may. Ok, might be, might not be. Ok, quindi il negativo è might not. Ok, may be, may not be. Quando è may be, may not be. Quando uso may e quando uso might hanno più o meno lo stesso significato. Diciamo che di solito si usa might che è più informale e may è un po' più formale, quindi meglio usare might. Posso anche usare could per esprimere una possibilità, è sinonimo di might. It could be, it might be, it may be, però al negativo, se io voglio dire non è possibile che sia, non dirò
couldn't be, ma dirò may not be o might not be. Quindi could può essere usato in alternativa a may e might, però solo alla forma affermativa. Ok? Attenzione, al punto G di pagina 177 vi dice possono anche essere usati seguiti dalla forma base passata per indicare un'ipotesi rispetto a un tempo appunto passato, a un tempo che non è più. Somebody knocked at the door before. It must have been my husband. Qualcuno ha bussato prima, deve essere stato. It must, seguito dalla forma base passata, quindi da have e participio passato. Must have been. Ok? Where was your friend yesterday? Well, I don't know, she might have been at home. She could have been at home. Quindi vedete il modale seguito dalla forma base passata, e cioè da have più il participio passato. Ora correggiamo i compiti che avevate per oggi. Siamo a pagina 179. Avevate gli esercizi 8 e 9. Sì. Allora, pagina 179, esercizio 8. Scegli l'alternativa corretta. Ten loves parties, so it's strange that he didn't come tonight. He may be at his grand's in London. Ok, può essere che sia dai suoi nonni a Londra. No, he can't be in London. My sister saw him earlier. Quindi è impossibile che lui sia a Londra perché mia sorella l'ha visto prima. Well, he might come to the party later then. Beh, allora è possibile che venga più tardi, ok? It must be very cold outside. People are wearing hats and gloves. Deve essere molto freddo perché la gente va in giro con cappelli e guanti. The weather report said it might snow later today, but they aren't sure. Potrebbe nevicare, ma non ne sono sicuri. Quindi it might snow. They could cancel tonight's big American football match. Then, allora in quel caso potrebbero cancellare la partita di stasera. Potrebbero, could. No, that can't happen. The stadium in Seattle has got a roof. No, è impossibile che succeda perché lo stadio a Seattle ha una copertura superiore. Un roof è il soffitto, quindi una copertura. Ok, esercizio numero 9 ora. Verbi modali seguiti da have e il participio passato, quindi fare delle ipotesi passate. Scrivi la seconda frase, usa must, can't oppure might, have e participio passato. Esempio, the film started 3 hours ago, it must have finished. Nobody wanted to live in this castle. It might have been haunted. È possibile che sia stato stregato. It might have been haunted. His name is Nikos Papadopoulos. Okay, his parents can't have. No, sorry, no, from Greece. Sorry, I read something. Ho letto qualcosa anziché Greece, avevo letto un'altra cosa. Sorry. His parents might have come to the UK from Greece, ok? È possibile che i suoi parenti siano arrivati in Inghilterra partendo dalla Grecia. So, his parents might have come, oppure could have come, o may have come, ok? Number three, I don't believe in aliens, ok? You can't have seen a UFO last night. You can't have seen. Non credo all'esistenza degli UFO e quindi per me è impossibile che tu ne abbia visto uno la scorsa notte. That man moved the pen by looking at it. He might or could or may have used psychic powers. Quell'uomo ha mosso, ha spostato la penna soltanto guardandola, quindi è possibile, può essere probabile che abbia usato poteri psichici. Sue works as a doctor. She must
have been to university. She must have been. Have been, attenzione, non have gone, perché ricordiamo che go ha due forme di participio passato, have been e have gone. Have gone significa andare e non essere ancora tornati. Have been vuol dire andare ed essere tornati. In questo caso è stata all'università, ha studiato all'università, sicuramente si fa il medico, quindi she must have been to university. I don't know why Josh missed football practice. Non ho idea del perché abbia saltato gli allenamenti. He might have had a problem. He could have had a problem. He may have had a problem. Rachel went into town on Saturday. She might have seen a film. She may have seen a film. She could have seen a film. Jake's voice is terrible. He can't have sung in a band. He can't have sung in a band. Can't perché è impossibile, secondo me, che abbia mai suonato, cantato, scusate, in una band perché ha una voce terribile. Ok, spero che sia tutto chiaro, ma nel caso in cui non lo fosse, non esitate a farmi domande, ok? Passiamo adesso a fare un altro esercizio che avremmo fatto insieme a lezione, siamo a pagina 180 e facciamo insieme l'esercizio 2 che dice: scrivi risposte logiche a queste affermazioni. Usa might, may, could, can't o must, più have, più il participio passato e le tue idee. Per esempio, Susie is very sad. She must have had a fight with her boyfriend. Ok, sono 8 frasi. Siete liberi di fare l'ipotesi che più vi si confà. La cosa importante è coniugare la frase nel modo corretto, quindi modale, have e participio passato. Ora mettete in pausa questo video e quando siete pronti per correggere, fatelo ripartire. Bene, correggiamo la frase numero 1. There's someone at the door. Ok, più possibilità. May have been. Però c'è un problema. Qui è there is someone. Invece l'esercizio vi chiede di usare may, might, can't o must più il participio passato, quindi ipotesi che vanno indietro nel tempo. Probabilmente in questa frase avrebbero voluto scrivere there was someone at the door, perché se la lasciamo così con there is, allora l'ipotesi diventerà it might be a friend, it might be my father. Ok? Invece se fosse there was, it might have been my friend, it could have been my friend. Ok? Number two, my laptop battery is dead. La batteria del mio laptop è morta. So it might have been broken. It could have been broken o qualsiasi altra ipotesi, sempre con modale, have e participio passato. George has got dirty shoes. He might have walked outside. He might have walked outside. He could have walked outside. Ok. Might have walked. È possibile che abbia camminato all'esterno. Maisie shouted at Tom. They may have quarreled. They may have quarreled. È possibile che abbiano litigato. They might have quarreled. They could have quarreled. Listen to that noise. Ascolta quel rumore. Ok. Di nuovo, essendo la frase al presente, listen to è un imperativo, ascolta quel rumore. È possibile fare un'ipotesi presente, quindi it might be the dog, ok? Oppure posso fare un'ipotesi che torna indietro nel tempo, someone might have,
switched on the television. È possibile che qualcuno abbia acceso la TV, ok? It might be the dog, it may be the dog, it could be the dog, è possibile che sia il cane, oppure someone might have watched TV, someone might have switched on TV, someone could have switched on TV. Number six, why does Kim look so happy? He might have received a message from a friend. He might have received a message from a friend. I thought I saw a ghost, but that's impossible. It can't have been a ghost. I don't believe in ghosts. Can't have been. Oppure you can't have seen a ghost. It's impossible. I'm not sure what will happen at Becca's party. It might be interesting, it might be fun. It could be fun, it may be fun. Ok, questi sono sempre intercambiabili. Anche nella frase 8 vedete che what will happen è orientata al futuro e quindi l'ipotesi deve essere fatta per forza con la forma base presente. Ok? Sì, evidentemente l'esercizio è stato scritto male perché appunto dice usa might, may, could, can, must, più have, più participio passato. In realtà no, perché appunto non sono sicuro cosa succederà alla sua festa. It might be interesting, it might be fun. Non possiamo dire it might have been perché non possiamo tornare indietro nel tempo visto che la festa non c'è ancora stata. Quindi questa nella frase 8, ma anche la frase 5. Ma anche appunto la frase 1, così come sono scritte, in realtà ci imporrebbero di usare una forma base presente e non have più participio passato. Frase 9: What will the weather be like tomorrow? Stessa cosa, è orientata al futuro, quindi it might be sunny, it could be sunny, it can, it may be sunny. Tashi's hair is wet. Questa invece si può orientare al passato. I capelli di Tash sono umidi. She must have washed it. She must have washed it. È sicuro che li abbia lavati. Bene, questo è tutto per la lezione di oggi che appunto avremmo dovuto fare in presenza. Mi spiace per l'inconveniente. Spero che sia tutto chiaro. Ripeto, nel caso di dubbi, chiedetemi senza problemi. La prossima lezione sarà su Google Meet lunedì prossimo e sarà su Beyond Borders. La prossima lezione su Venture invece sarà tra 2 settimane, sempre su Google Meet. Vi ringrazio e ci vediamo presto. Ciao a tutti!